voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai, e poi ci troveremo come l'està a bere del whisky a Rossi. A me non mi faceva paura niente, era l'adrenalina. L'adrenalina di fare queste cose, una vita spericolata, una vita al di fuori del normale. Cosa che invece adesso non voglio più. Io voglio una vita normale. Quanti articoli ho scritto su Bonnie e Clyde, i scippatori seriali di Genova, capaci di mettere a segno oltre 100 scippi, facendosi beffa di polizia e carabinieri a bordo di un T-Max. E quante volte ho sperato di incontrare e intervistare Anna, di cui si favoleggiava fosse la sosia della bellissima star del cinema Angelina Jolie. Così ora che ce l'ho qui davanti, il rammarico è di non poter mostrare a tutti il suo viso, in cui nonostante una tribolata vita da criminale, come si definisce lei stessa, a 44 anni mostra ancora la dolcezza dei suoi lineamenti. Anna Jolie ha deciso di raccontarsi a Michè solo di spalle, sono ancora sottoposta a obblighi di legge, non voglio infilarmi in altri guai, si giustifica in perfetta sintonia con il suo avvocato Cristiano Mancuso, che per lei è anche un amico su cui ha sempre potuto contare. Una rinuncia, quella di non mostrare il viso, non facile per lei, che la carta della bellezza l'ha sempre calata sul tavolo per raggiungere i suoi obiettivi, spesso non leciti. Anna racconta l'infanzia difficile a Milano, segnata dall'abbandono da parte dei suoi genitori, e la famiglia ritrovata a Genova, una mamma e un papà che per lei sono sempre stati tutto. Un tutto che però alla fine dei conti non è bastato a riempire i suoi vuoti, a scongelare il freddo della sua anima di figlia respinta. Cadere sulla cattiva strada così per una donna ribelle e piena di rabbia come lei è stato quasi naturale, inevitabile come finire inghiottita dal nulla della cocaina che le ha segnato l'esistenza e ha imposto di rubare, scippare. Una vita a 100 all'ora, quella di Anna, con un matrimonio in carcere e un figlio con l'uomo sbagliato, un ragazzo ora di 14 anni che sembra avere perso, l'ultima sua sconfitta, o forse no, perché un figlio a 14 anni può avere il diritto di voltare le spalle a una mamma assente, mentre lei mamma, ripensando alla sua infanzia negata, ha il dovere di riprovarci. Noi alla fine le strappiamo una promessa di tentare ancora. Anna, tu hai fatto una vita da ribelle, da criminale proprio, hai fatto il record dei scippi insieme a un tuo complice. Ci racconti come mai sei finita sulla cattiva strada? Ma io sono finita un po' sulla cattiva strada, un po' perché ho avuto comunque un'infanzia difficile, senza la mamma, e quello fa tanto. In un bambino la mamma è la cosa più importante, secondo me, perché sono le basi. E fino a 5 anni sono rimasta con mio padre biologico e i miei fratelli erano più grandi di me, io sono stata l'unica a essere portata via e a essere adottata, l'unica femmina di 4 maschi. Dove sei nata? Io sono nata a Milano e da lì mi hanno spostato in varie famiglie, vari istituti, però io volevo vedere sempre il mio papà, non volevo mai starci. A 6 anni più o meno sono finita in caserma con mio padre, perché mio padre cercava di aprire una porta con un cacciavite. Il tuo padre era un... Mio padre faceva ponteggi, però mi hanno detto poi in un secondo tempo che, così dicevano, però io non lo so, spacciasse. I miei fratelli, uno a 18 anni è finito in galera, l'altro è stato operato al cuore, comunque io non è che li frequentavo, cioè mi hanno proprio staccato. Mio papà, quando mi hanno messo in istituto, mi chiamava, mi portava la roba, ma non me la davano. E poi, comunque, da questo istituto ci portavano a Santa Margherita con la limousine per le vacanze estive. E poi c'era la mia assistente sociale che si chiamava Esther e che mi aveva detto che mi voleva presentare delle persone, dei suoi amici. Mi ha presentato queste due persone, Serena e Gianni, che sono i miei genitori, che purtroppo mio papà è mancato 3 mesi fa. Che età avevi tu? Dovevo fare 10 anni, avevo 9 anni. E ero l'unica orfana. Infatti in istituto picchiavo tutti, litigavo con tutti, ero un maschietto. Perché così violenta sempre? Non lo so, questa è una domanda a cui non ti so rispondere. Cosa ti è mancata nella tua infanzia? Me lo dicevi già, una famiglia, affetto.
tanto affetto che però poi ho avuto dopo i 10 anni, che a questa famiglia a cui mi sono attaccata morbosamente dalla prima volta che l'ho visti. E guai a chi me li toccava, e per me loro, ti ripeto, mio papà è mancato 3 mesi fa, e per me era proprio l'amore mio, la cosa più bella della mia vita. E... ecco, però nonostante questo amore, questa nuova famiglia, tu continuate ad essere sulla cattiva strada, come mai? Sai, non è quando un carattere si forma, perché comunque io sono cresciuta più di quello, più velocemente di un bambino normale, no? Che magari va ai giardini con la mamma, ha una vita normale. Io comunque sono cresciuta in mezzo alla strada, io fino a 9 anni ho fatto la pipì a letto, vivevo in albergo con mio padre. Quando mi hanno adottato io gridavo, dormivo con i sacchetti sotto il letto. Perché sacchetti? Non lo so, non me lo ricordo, me l'ha detto mio zio. Sacchetti? Sì, pieni di roba. Perché avevi paura di rimanere senza cibo? Cosa avevi paura? No, che mi portassero via. Ah, che ti rubassero? No, che mi portassero via me da qualche parte, non lo so, sai, comunque sono dei traumi. E io sono cose che penso, non mi ricordo nemmeno. E poi mi svegliavo gridando e facevo gli incubi le prime volte che ero. Cosa sognavi? Che io facevo tutti degli insetti addosso, delle cose bruttissime. Ecco, nonostante questa famiglia, però dicevo, sei riuscita comunque a avere una vita da criminale, lo dici anche tu. Certo. Raccontaci un po' come iniziate, il primo reato. Allora, il mio primo reato è stato a 20 anni, come spaccio. Diciamo che non si può far vedere perché giustamente vogliamo mantenere la tua privacy, perché hai ancora qualche problema da scontare. Però tu sei molto, molto bella, occhi azzurri, ti hanno chiamato, definito la Jolie dei criminali, insomma, per questo la tua storia è finita su tutti i giornali del mondo, non solo dell'Europa. Sì. Per cui sei una bella ragazza, e questo non ti ha aiutato oppure è stato un danno? È stato un grande danno per me, è stato un grande danno fino ad oggi, perché comunque carabinieri, polizia, magistrati, giudici mi conoscono molto bene, purché io ho sbagliato, tanti magistrati comunque mi hanno aiutato, perché comunque mi sono venuti incontro. Non posso dire che sono tutti uguali, assolutamente non è vero, come i carabinieri, che loro comunque sono stati tanti carabinieri che con me sono stati gentili, poliziotti anche, comunque ho sbagliato io e loro facevano il loro lavoro, per quanto io ho sempre detto carabinieri. No, io poi crescendo, sbagliando, con l'età capisci tante cose. Torniamo al primo reato. Qual è? Allora, il mio primo reato sono stati soldi falsi che avevo dato, soldi falsi e spaccio. Che avevo dato. Dove? In che età? Avevo più o meno 20 anni e San Martino, che li davo in un negozio di ortofrutta, c'era un carabiniere in borghese che li ha visti e mi ha denunciato. Ma dove li prendevi i soldi falsi? Me li recuperavo, venivano da fuori Genova. C'era un canale di... Venivano da fuori Genova. Non che banconote erano? 50. 50, 20, poi c'erano anche i 2 euro, insomma. Quanti ne hai spacciati? Tanti. Tanti. Quanti ne avevi a casa? A casa non li tenevo di certo, però ne avevo tanti. Quanti danni? Ne ho fatti tanti di danni. E poi sei andata avanti, no? Poi sì, poi però ho sempre fatto le cose con furbizia, finché poi non ho iniziato a toccare la cocaina, che all'inizio dicevo che non mi piaceva, che non chi mi dava. Chi te l'ha offerta la cocaina? E che età avevi? Amici, a 18 anni in discoteca, avevano spaccato il naso a mia cugina e mi ha detto magari. Quale discoteca era? Era il Cézanne. I tempi del Cézanne, pensa un po' te. Ti offrono la cocaina? E io dico, intanto non mi fa niente, ho fatto un pipotto e da lì... Ti è piaciuto? No, la prima volta no. Cosa hai provato? Niente. Non avevi paura di sniffare coca? No, la prima volta non mi faceva niente. Ma tu altra droga l'avevi provata? No, ho fatto qualche canna così, ma non era la droga che faceva per me, qualche pastiglia.
Ma la mia rovina è stata la cocaina. Vai, di brutta e da lì cosa è successo? Sei diventata dipendente? Me ne facevo un atto al giorno. Quanto costa un grammo di cocaina? Sono cambiati, a parte che i grammi adesso non ci sono più, però a parte che non ne manco più la cocaina di una volta. Però. Di quanti soldi avevi bisogno al giorno per la cocaina? Io ero una macchina da soldi. Sì, però quanti soldi ti servivano per la cocaina di cui avevi bisogno? Ma tu? Io spacciavo, io me ne facevo un atto al giorno. Un atto al giorno? Sai quanto sono un atto al giorno? Quanti sono? 100 grammi. Sì, lo so, dico però. Quello che recuperavo facevo. Dove spacciavi? In giro. Tutta la città? Ma anche fuori. Avevo una bella piazza. Ti hanno mai arrestato per questo? Mi hanno infamato senza avere prove, sì. Capita, no? Però se tu non becchi una persona che lo fa, non puoi dire sì. Ma quando vendevi la cocaina, magari un ragazzo giovane, non ti dava? Non pensavi che potevi fare del male? No, perché comunque io a minore non l'ho mai fatto. Se tu mi ragazzi venivano? Ma se tu che mi cerchi a me, sei maggiorenne, sai quello che fai. E mica chiedevi la carta d'identità, tu poteva esserci un minore? No. Ecco, come ti sei accorto di essere dipendente dalla cocaina? Perché subito volevi sfidarla e poi... Quando ho avuto le convulsioni, che mia mamma mi ha detto nel 2008 ti ha salvato la galera. Sì, perché io sono entrata che ero 38 kg, ero pelle e ossa, cioè io vivevo per la coca, a me non me ne fregava niente di vivere. L'unica cosa era, quante volte tiravi? Io? Tutto il giorno, la fumavo, la pippavo, però e da sana ero schizzata. E mai avuto overdose? Sei stata male? Ho avuto le convulsioni. Convulsioni vuol dire che quando ti addormenti non ti svegli. E quante volte ti è successo? Ah, una o due volte. E quando ti svegliavi però non cercavi di smetterla? No, non me ne rendevo conto. No, perché comunque non è vero che la cocaina non ti dà dipendenza, te la dà tanto, più che l'eroina. Sono due dipendenze diverse, perché una è mentale e poi diventa fisica. Invece l'eroina diventa fisica. Hai bisogno, cocaina è peggio perché ti mangia il cervello. Com'è il mondo delle persone drogate che frequentavi, immagino? No, io comunque ho sempre frequentato un po' di tutto, c'è gente che tu non lo diresti mai che sono i peggiori, cioè è proprio vero che l'abito non fa il monaco. Persone insospettabili, giacca e cravatta. Bravo. Che professioni facevano? Ma ci sono avvocati, c'è di tutto nel mondo della droga. Politici? Non lo so, io in quell'ambito non ci entro perché non mi ha mai interessato. C'è tanta gente che c'è finita e a me non mi riguarda. Ecco, proprio per avere soldi per la droga sei arrivata anche a scippare? Sì, ma non ho mai scippato preciso. Perché comunque parlando prima, io shippavo solo persone benestanti, giovani, donne giovani, mai donne con bambini e persone anziane, mai. Perché anche nella strada c'è una legge, ci sono dei valori, capito? E non esiste. Ecco, diciamo che tu non sei una shippatrice normale, ma sei quella seriale da record. Io da giornalista del Corriere Mercantile mi ricordo di aver scritto degli articoli su di te e il tuo complice, vi chiamavano Bonnie e Clyde, per quello siete diventati famosi, poi la tua bellezza, Angelina Jolie, insomma, tutto questo ha fatto di voi quasi un mito dal punto di vista criminale, no? Sì. Quanti ship avrei fatto? Noi abbiamo scritto un centinaio. Può essere. Andavate in scooter, su motorubate, lui guidava, tu shippavi? Sì. Sì. Come avveniva il furto dello ship? Lui guidava, io shippavo e ci sta, ne abbiamo fatti tanti quando c'è stato il Salone Nautico, me lo ricordo. Mi ricordo, zona sì. Foce, sì, sì. Sì. E... Ma le moto le rubava lui? No, avevamo un T-Max. Ah, il T-Max, sì, ricordo, il T-Max. Un T-Max. Che era rubato però. Sì. E sempre quello avete avuto? Sì. Poi io c'avevo il mio, che era il mio personale.
Ecco, dicevamo, come sceglievate la preda da... Ma la vedevi, cioè la vedevi una persona, magari c'era quella che era magari vestita più da stracciona, che magari era carica come un uovo. Voi prendevate di mira quelle vestite bene? Ma non è detto che uno è vestito bene, cioè uno può essere vestito bene e non avere una lira in tasca. E tu lo capivi? Andavo a naso. E qual è stato il bottino più importante che hai fatto? Ne abbiamo fatti. L'abbiamo fatto. Ad esempio? 5.000, 10.000, ma noi tutti i giorni tiravamo su dei gran soldi. Dopo lo ship, no? Capitava che anche la persona potesse cadere nello ship, avevate su uno scooter, sullo scooter? Sì, se quello che mi stai chiedendo, sì, ho rotto delle spalle a delle donne. Sì. Ricordo qualcosa. Sì. Ecco, ti pentivi di questo? No. Perché no? Perché non me ne fregava niente. È importante prendere i soldi? Sì, sono sincera. E quando è che andavate a vedere cosa c'era nella borsa? Vi allontanavate quanto? Fammi capire. Non lo so, non è che sei lì a guardare. Prenditelo. Però se agita la foce, poi dove scappavate? Non lo so, sono passati anche tanti anni. Però ti allontanavi di parecchio. Parecchio quanto? È una curiosità mia, perché una vita che ho scritto dei vostri colpi, non sapevo cosa c'era dietro. 10 chilometri, tanto. Anche 10 chilometri? Sì, normale. Chi è che faceva paura? La polizia, i carabinieri o la polizia locale? Mica di una cosa, a me non mi faceva paura niente, era l'adrenalina. L'adrenalina del momento, l'adrenalina di fare queste cose, una vita spericolata, una vita al di fuori del normale. Cosa che invece adesso non voglio più, io voglio una vita normale. Quando vi hanno arrestato, dopo tutti quei scippi, com'è andata? Ma a me non mi interessava la galera. Sì, ho capito, ma ti sto chiedendo quando vi hanno arrestato, com'è successo? Siamo tornati dalla Spagna. Come mai in Spagna? Perché c'era un mandato di cattura. Vi avevano identificato, vi cercavano, siete scappati in Spagna. Ma era perché la prefettura ci stava dietro da più di un anno. E io ero tornato per fare i documenti, una pattuglia passa, mi dice cocaina, 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 mi prende, mi carica in macchina, gli dico ma magari, sono sincera, mi mette... Cosa vuol dire cocaina, cocaina? Che volevano la scusante per fermarmi, che io avevo la cocaina, capito? E poi niente, poi mi hanno messo in macchina, mi hanno portato sulla centrale... E lì ci hanno arrestato, e lì ci hanno dato una mazzata totale, perché di prima condanna ci avevano dato 10 anni, il quale giusti, io avevo giusti, già... Detto da cittadina, giusti? No, perché c'è gente... Avete fatto 100 scippi, 50? Vabbè, c'è gente che vabbè, fa di qua. Qualcuno si è rotto la spalla, traumatizzato. Vabbè, però ho anche pagato con la galera. Non quanta è che... galera hai fatto? Me ne sono fatta tanta, tranquillo. Quante? Dal 2008 fino adesso sono 20 anni. E quanto sei stato in galera però? Ma non c'entra, perché fuori non sconti. Sconti. Ma qua dentro quanto ci sei stato? Te l'ho detto prima, 3 anni. Me l'ho detto prima, 3 anni. 3 anni dove? Ponte Decimo. Che anno era? 2008-2009, 2015-2017, poi nel 2013 sono entrata, poi 2018-2019 sono rientrata e poi sono rientrata adesso. Però... E in galera ti sei anche sposata? Sì, ma non facciamo nome, è stato l'errore più grande della mia vita. Raccontaci però com'è andata, non il nome, non lo facciamo. È stato l'errore più grande della mia vita, credimi, perché è una persona... Chi l'ha deciso di sposarsi in galera? Ma sai, abbiamo deciso insieme perché lui era detenuto, però tornassi indietro tanti errori non li farei più. Com'è stato sposarsi in chiesa? Sposarsi deve essere una cosa bella, sposarsi dentro... In carcere, brutto. Brutto. C'erano i testimoni? Certo. E chi erano? Erano una mia amica, sua madre, sua sorella e altri due miei amici, perché mia mamma era contraria. C'era buon'anima di mio padre in vita, però era al contrario. E poi è venuto il mio assistente sociale dal SART, perché io sono seguita anche dal SART. Immagino. Che mi hanno aiutato tanto a me. Perché io ho una patologia borderline che non riesco a controllare le mie emotività. Da quando ero piccola. Ma il carcere può aiutare o fa diventare ancora peggiori? Il carcere ti indurisce.
fa diventare peggio? Non è che ti fa diventare peggio, ti fa, ti indurisce il carattere, ti indurisce come persona. Se tu potessi cambiare qualcosa del carcere, cosa faresti per migliorare il carcere? Che dovrebbero aiutare di più a inserire un po' le ragazze detenute nella, come lavoro, nella società, perché non c'è niente e non è giusto, perché non siamo dei rifiuti. Anche le detenute hanno bisogno ed è giusto che siano inserite nella società. Tu che studi hai fatto? Io ho fatto fino alla terza media 2 anni di superiore. Che scuola era? Segretaria d'azienda. Cosa sognavi di fare da bambina? Io? Lo passo di quello che ho fatto. Vabbè, o la veterinaria o la poliziotta. E guarda un po' cosa sono diventata, una delinquente. Eh sì, la delinquente. Poi vabbè, ho avuto un grande avvocato. Chi è il tuo avvocato? Mancuso, Cristiano, che mi ha salvato il culo veramente 20.000 volte. Sì. Sì. Ma lui è il mio avvocato di famiglia. Di famiglia? Tuo? Sì, di famiglia, mio. Cioè, sono gelosa io del mio avvocato. Il mio avvocato è mio e basta. Certo. È importante avere un avvocato in cui si ha fiducia. Ma sì, è importante che hai un avvocato che hai fiducia, poi io con Cristiano ho un bellissimo rapporto. Quando ci occupo poi lo so. Bene, gli dai tanto lavoro, eh. Gli hanno dato tanto, sì. Mi potevo comprare 2 appartamenti. Sì. Però devo dire che ogni volta che lo chiamo, corre. È bravo. Con me non posso dire niente, ecco, il suo lavoro lo fa sempre bene. Ecco, la cosa più brutta che ti ricordi della tua infanzia, ma anche della tua vita, che tu, insomma, ti ha segnato? Allora, la cosa più brutta della mia vita, di quando ero piccola, quando mi hanno portato via da mio papà. E la cosa più brutta, diciamo, da grande, quando è mancato il mio papà. Per me è stato un doppio trauma. E la cosa più bella della mia vita, che ho trovato una famiglia che mi ha dato tanto amore, perché mia mamma non poteva avere figli e mi hanno voluto doppiamente, capito? Non è il genitore proprio vero, non è chi ti fa, ma è chi ti cresce. E per me loro sono state la cosa più bella della mia vita. Tu hai sognato di farti una famiglia tradizionale, classica, cioè, proprio per questo? Hai avuto quanti rapporti? Allora, io ho un figlio di 14 anni, che però purtroppo un po' per la vita che ho fatto non abbiamo un buon rapporto. Questo è brutto, vero? Sì, molto. Mi fa male, però il rispetto e comunque tu non mi puoi cercare solo quando ti viene bene a te. Ma lui con chi sta questo? Col padre. E il padre è quello che è sposato in carcere? È un altro? No, io ora sto con una persona da 2 anni e 3 mesi, più piccola di me, di 9 anni, che è una persona proprio diversa da tutte queste persone che ho avuto. E mi ha aiutato tanto, tanto, tanto. E ha dei valori, dei principi. E sono contenta, che è stato un po' la mia salvezza. Con l'ultimo reato che hai commesso? È stato poco tempo fa. Cioè? E ho rubato. Quanto tempo fa? Aprile. Quando ce la farei a smettere di rubare, di fare, di commettere? Vabbè, lì è successo perché è mancato mio padre. Cosa hai fatto? Ho rubato da mangiare. Ma dove? In supermercato? Sì. Quanta roba hai preso? 200 euro di roba. Hai fame, eh? Non era per fame. No, lì ero, sono andata fuori per la mancanza del papà. Mio papà è mancato da 3 mesi. E prima di questo altri reati recenti? No. No. Mi stavo comprando bene. E invece il papà del tuo figlio è quello scippatore che era con te? Cioè. Con lui che rapporti hai adesso? Pessimi. E infatti non mi interessa proprio parlare di lui. Avete fatto la storia degli ship insieme? Sì. Mi ha rovinato anche la vita, no?
Ce la siamo rovinata insieme, diciamola così. Tu diciamo che hai superato i 40 anni, possiamo dirlo? Certo, io ho 44 ecco. anni, io l'età la dico. Perciò c'hai ancora tanto tempo davanti, no? Io spero di trovare un lavoro e di riuscire ad avere una vita normale. Credimi. E ringrazio il SART che mi ha aiutato. Ecco. Tanto, e mi sta aiutando. Il WEPE. Cos'è? Il WEPE è l'assistente sociale che fa da tramite tra magistratura e me. E il SART è tutto insieme, capito? E io potrei, guarda, fare l'avvocato, perché con tutta la galera che mi sono fatta, perché io ti dico una cosa, uno dice no, la galera è quando sei dentro, no, la galera è anche quando sei fuori, orari, sorveglianza, avviso orale del prefettore di Genova, perché io ho l'avviso orale del prefettore giallo, ho il bollino giallo, c'ho la pericolosità sociale. Hai commesso tanti dei reati. Capito, che, però minchia, Delfino che ha fatto più tre omicidi e fuori. No, aspetta che ci denunciano. Delfino è stato condannato per uno, poi era sospettato per un altro, ma è stato assolto. Mi tocca difendere Delfino, no, però insomma, tu l'hai incontrato Delfino, forse a Ponte era Decimo. Era in carcere a Ponte Decimo, io lo odio, perché una era la sorella di una mia amica, per quello che ce l'ho. La Bigi? Era la sorella di una mia amica. Per quello è stata assolta, diciamolo. Tu conoscevi la Luciana Bigi? Conosco la Bruna, la Bruna. È la mia cara amica, che quando ha saputo che lui usciva non è più uscita di casa, dal terrore. Vabbè, questa è un'altra storia criminale. Che... Però per farti capire, tante volte la legge non è uguale per tutti. Però io parlo per me adesso, quello è stato una parentesi, no? Io voglio cambiare vita, quello sì. Concludiamo con una cosa bella, che sogni hai in questo momento? Di sposarmi con questo ragazzo, mi piacerebbe. Cosa fa nella vita lui? Lui ha un'agenzia di scommesse. E... Sempre quel mondo un po', eh? No, no, lui è pulitissimo, sì, sì, il mio avvocato l'ha conosciuto. E ti posso garantire che è una persona solenne. Ha dato via libera lui, Mancuso, allora sei a posto. Ma Mancuso sono stata la sua prima cliente, veramente. Sì, sì. E per me... Però che non sia anche l'ultima. No, no, io ho portato un sacco di gente, un sacco di ragazze che purtroppo avevano bisogno di fuori di tutti gli scarsi. L'ha sempre difesa bene, ha sempre fatto a un avvocato che... sarà caro, però sa fare il suo lavoro. No, gli avvocati. Perché, allora. No, perché ci sono quelli che costano di meno, però uno costa di più, però il suo lavoro lo sa fare, si fa un culo così, scusami tanto, giustamente. Ecco, concludiamo invece sul il tuo sogno, sposarti e poi anche magari di avere un rapporto normale con tuo figlio, ce la farai? Ci credo poco quello. Non pensi che a lui manchi la mamma, no? Secondo me lui non mi vuole più. Ha ragione? No, perché io fino a 6 anni mio figlio l'ho conosciuto. Ma è piccolo, eh? Però sai, è tanto. 14 anni è piccolo ancora. È tanto pompato, tanto. E credimi, farmi maltrattare psicologicamente è brutto. Comunque io spero che... la mia porta sarà sempre aperta perché è mio figlio. Ci mancherebbe. Però allora questo è forse il modo migliore per concludere questa intervista. La tua porta sarà sempre aperta. Ma lui lo sa, mio figlio lo sa che lo amo. Lo sa benissimo, credimi. Ed è la cosa che mi fa più male. Bene, magari questa intervista potrebbe servire anche a voi. Speriamo. Grazie, Anna. A te. Sei perso la tua trasmissione preferita? Rivedila sul nostro canale YouTube. Primocanale.it, la TV della Liguria. On demand.